Ciao caro. Bentornato. Che faccia stanca. Ti ho preparato un bel bagno rilassante. Perché non ti spogli e ti immergi nella vasca mentre ti friggo un paio di biscotti? No, Paola, aspetta, dobbiamo parlare. Che succede? C'è qualcosa che non va? Sono i capelli, vero? Lo so, Franco mi ha di nuovo sbagliato il taglio. E tutto perché si ostina ad essere eterosessuale. Non si tratta dei capelli, tesoro. Ti prego, sia di te. E allora di che si tratta? Oh, insomma, Peter, non tenermi così sulle spine. Giovedì ho visto Alberto. Abbiamo avuto un'illuminante conversazione. Quale Alberto, il marito di Clara? No, Paola. Alberto è il tuo ex fidanzato. Oh, ma certo. E come sta? Poverino. Non troppo bene, per la verità, ma non si tratta di lui. Che vuoi dire? Oh, insomma, perché mi hai tenuto nascosto la tua malattia? Malattia? Quale malattia? Non ho nessuna malattia. Ma lui sostiene che tu soffri di erofagia orale, cronica. Che cosa? Mai sentita una simile stupidaggine? Ma ti sembra possibile? Non mi dirai che gli hai creduto. In verità era molto credibile. E poi c'è un'altra cosa. Sono inglese da più di 30 anni e non ho mai mangiato pudding alla menta. E allora? È solo una ricetta? Che c'è di male se vario un...